in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, Otto Viaggi, Carpisa, viaggiandoconluca.it, Yamamai, una produzione Vigi Channel. Come viaggi, benvenuti a bordo. Di cosa ci occuperemo oggi? Ecco i titoli della puntata. Racconti di viaggio. Melania Bifaro, blogger Giramondo, racconta ai nostri microfoni del suo Giappone. Vi come volare. Oggi direttamente dall'aeroporto internazionale di Napoli, tutte le informazioni sui numerosi voli Napoli-Parigi. San Valentino a Parigi? Perché no? La capitale francese resta la meta più romantica nell'immaginario collettivo dei viaggiatori europei. Nella hall dell'Hotel Renaissance Naples, in Mediterraneo, incontro una blogger, una bellissima blogger, lei è Melania Bifaro, il suo blog è In viaggio con Apple.it, Apple da Melania, immagino, da Mela. Una delle sue mete preferite è senz'altro New York, impazzisce per New York, ma ultimamente hai scelto un'altra meta molto diversa, il Giappone, come mai? Il Giappone è una meta che da tempo desideravo visitare, nata questa passione già ai tempi dell'università, perché studiando economia internazionale sentivo della cultura economica giapponese, per cui sono partita, viaggio organizzato in pochissimo tempo, in 20 giorni, ho fatto un giro di 10 giorni tra Nara, Kyoto, Tokyo e Osaka, devo dire tutte città molto belle, tutte da vedere, tutte imperdibili. Ecco, a proposito da vedere, certo 10 giorni sono stati sufficienti a vedere una parte del Giappone, un assaggio. Quali sono le cose che ti sono rimaste dentro? Che cosa c'è di davvero imperdibile in Giappone? Senza dubbio Tokyo, la capitale, va vista anche con un approfondimento maggiore, però il vero Giappone è Kyoto. È lì che è possibile camminare per strada e sentire ancora quell'atmosfera di un tempo, incontrare le geishe e fermarsi anche a fare una foto con loro, perché non parlano, sono molto discrete, abbassano lo sguardo. E poi ci sono dei templi che sono meravigliosi e sembra proprio di tornare al passato. Molto simile è anche la città di Nara, però è un po' più caotica, un po' più turistica. Kyoto invece rispecchia davvero il Giappone che avevo immaginato, quello che sognavo prima di partire. Quali sono le cose invece secondo te che nel Giappone non vanno bene per dei turisti d'Occidente, quali possiamo essere noi? Io sono rimasta un attimo interdetta rispetto al fatto che non parlano inglese, per cui diventa anche abbastanza difficile comunicare con loro, forse ci si riesce maggiormente a parlare in italiano, anche chiedere un'indicazione per strada è complicatissimo. Noi avevamo una doppia cartina inglese-giapponese e loro erano disperati perché volevano aiutarci, che loro sono disponibili, gentili, molto carini, molto aperti al turismo, però hanno questa difficoltà, fanno un po' fatica. E poi in alcune città non ci sono i bancomat, quindi partite già con un po' di soldini in tasca, e altrimenti rischiate, soprattutto a Kyoto, di trovarvi senza soldi. Sul tuo blog naturalmente ci sono i racconti dettagliati con tutte le notizie più importanti. A proposito di blog e di tecnologia, sono davvero così tecnologici lì in Giappone? Sì, sono tecnologici. A me ha colpito molto questo attaccamento che hanno per i videogiochi e i cartoni animati. Ci sono dei quartieri interamente dedicati alla tecnologia e ai videogiochi. Forse sono anche un po' fumati, lasciatemela passare, perché ti ritrovi la mattina con gente che gioca lì e tu pensi, ma non vanno al lavoro, sono lì fermi a giocare. Però sì, c'è un grande sviluppo, le città sono ipertecnologiche, Tokyo è splendida, ci sono dei quartieri, sembra di essere in un videogioco in alcuni momenti. E invece la vita notturna com'è? Molto movimentata. Loro però amano molto cantare. La cosa tipica da fare quando si va in Giappone è fiondarsi in uno di questi bar del centro e cantare al karaoke. Quindi questa è la loro passione preferita. Buongiorno.
Buongiorno amici, oggi voglio darvi un suggerimento di viaggio. Vi parlerò di Parigi e dei collegamenti aerei da Napoli. Parigi è una metropoli di 12 milioni di persone, che però mantiene una sua forte identità che ne ha fatto anche una delle capitali mondiali del turismo. La città ha una varietà di musei, piazze e paesaggi incantevoli, ma voglio citarne solo un paio tra quelli che preferisco. La collina di Montmartre, il quartiere degli artisti, e sulla quale si erge la Basilica del Sacro Cuore, sul punto più alto della città e dal quale si gode una vista spettacolare. Altro posto incantevole, Place des Vosges, nel quartiere Marais. È la piazza più antica della città, costruita all'inizio del 1600. Place des Vosges ha una caratteristica pianta quadrata e la particolarità è che i palazzi costruiti sui quattro lati sono stati costruiti tutti nello stesso stile, tutti rivestiti in mattoncini rossi e con tetti di ardesia blu. I giardini centrali hanno delle splendide aiuole molto invitanti per chi si vuole riposare o leggere un libro e bellissime fontane. E tutto intorno, sotto il porticato, ci sono gallerie d'arte e artisti di strada praticamente in ogni periodo dell'anno. E raggiungere Parigi da Napoli in questo momento è estremamente facile. Ci sono quattro compagnie aeree, Air France, EasyJet, Transavia France e Vueling, che complessivamente offrono fino a 9 voli giornalieri nel periodo estivo. Ebbene, andare a Parigi non è mai stato così semplice e così conveniente. San Valentino e le porte. E quando pensate ad un weekend romantico, cosa vi viene in mente? Secondo le famose statistiche e i celebri sondaggi, anche nel 2016 22 italiani e mezzo su 100 hanno preferito la Francia come destinazione di un breve viaggio. E ben 85 milioni di visitatori al mondo hanno scelto per una vacanza la patria di Napoleone Bonaparte, del Re Sole, ma anche delle crepe e di Alain Ducasse, uno dei migliori, se non il miglior chef al mondo. E dunque, che la Francia sia una delle mete più gettonate al mondo, anzi la più gettonata, lo si sa. Ma quello che forse non sapete è che è anche universalmente riconosciuta come la meta più romantica. Se la gioca per noi italiani con Venezia, ma tra il Lungo Senna, i Champs-Élysées, Montmartre e il Bateau Mouche, purtroppo la gara sembra essere persa in partenza. E dunque Parigi, per San Valentino o per un altro dei prossimi weekend. L'importante è che nella scatolina, al posto del solito anello o del solito orologio, facciate trovare un bel biglietto aereo e magari anche una breve lista degli imperdibili siti da visitare nella capitale francese. Ce ne sarà per tutti i gusti, per tutte le tasche e per tutte le tipologie di innamorati, perché Parigi è sempre Parigi. E seppur eternamente affollata da una marea umana, un posticino tranquillo dove giurarsi amore eterno lo troverete certo. Buon viaggio e buona fortuna!